Questo che ho in mano è un libro autobiografia di Napoleone Bonaparte a cura di André Malraux. Un libro del tutto innovativo, perché si tratta di un'autobiografia di Napoleone, nel senso che tutto il libro è composto da parole effettivamente pronunciate da Napoleone attraverso le sue lettere, le corrispondenze, i bollettini della grande armata o anche il memoriale di Sant'Elena, ma chiaramente non l'ha scritto Napoleone, l'ha scritto André Malraux. André Malraux ha fatto un lavoro eccezionale, ha collazionato tutti quanti questi pezzi mettendoli in ordine cronologico e traendo con la sua bravura, con la sua abilità, un libro piacevolissimo. In realtà veramente si ha l'impressione di ascoltare Napoleone che racconti come in un diario la sua vita passo dopo passo, anno dopo anno. E si riescono a comprendere anche i tratti caratteristici di Napoleone, le sue peculiarità, le inclinazioni del suo carattere. Principalmente quello che Malraux riesce a mettere in evidenza è la capacità di comunicatore di Napoleone. Napoleone sfruttò benissimo la propaganda a suo vantaggio, fu un comunicatore eccezionale e lo possiamo chiaramente vedere, soprattutto dai bollettini della Grande Armata. I bollettini della Grande Armata diventavano degli annunci fatti alla popolazione francese che aspettava trepidante le notizie che arrivavano dal fronte, ma erano anche degli annunci roboanti per le truppe. Era la vera glorificazione personale, l'autocelebrazione che Napoleone riusciva a fare attraverso i bollettini. Tant'è vero che gli stessi bollettini furono ripresi dal giornale, principalmente dal Moniteur, il quale praticamente diventava praticamente lo squillo di tutta quanta l'epopea napoleonica. E il lavoro di Marrou si concentra molto su pezzi dei bollettini e su pezzi, diciamo, degli annunci delle grandi vittorie, da Austerlitz a Jena a Marengo. È un lavoro veramente certosino di collage che ha fatto Marrou. Ma non solo la parte relativamente alla capacità di comunicazione da parte di Napoleone Bonaparte. Malraux si sofferma poi anche sugli aspetti più intimi, sugli aspetti più personali di Napoleone, per cui troviamo tracce delle lettere appassionate che Napoleone durante la prima campagna d'Italia scrisse a Giuseppina, la sua voglia di averla fisicamente vicina, o anche la sua delusione allorquando la stessa Giuseppina in realtà tentennava, probabilmente tenuta a Parigi da altri interessi. E comunque ripercorriamo anche le sue difficoltà nei confronti della famiglia, la sua volontà di assicurare una dinastia Bonaparte, mettendo sui vari regni d'Europa i propri fratelli e le proprie sorelle, e la delusione che egli incontrò allorquando la stessa famiglia in qualche modo lo tradisce, quando i suoi fratelli cercheranno di avere una politica propria, quasi come se quella gloria gli spettasse di diritto, come se fosse un qualche cosa di avere in comune con Napoleone e come se non fosse solamente una elargizione di una concessione da parte del fratello, da parte di Bonaparte. E si intravede anche tutta la parte poi effettivamente delle sue battaglie, della sua epopea, da Austerlitz a Jena, a Friedland, a Wagram. E
È tutto un concentrarsi di avvenimenti che si leggono veramente tutti di un fiato, veramente sembra di ascoltare la voce dell'imperatore. Il libro è anche molto, molto voluminoso. E finisce chiaramente con l'ultimo pezzo, con le parole di Napoleone a Sant'Elena. Con diciamo il periodo più triste, il periodo più duro, il periodo in cui è relegato nella piccola isola dell'Atlantico, quando ormai tutte le sue speranze sono svanite, quando anche la speranza di una prosecuzione della sua dinastia ormai è vana. E il libro chiaramente poi si conclude con l'ultima parte con le memorie del medico Anton Marchi che descrive gli ultimissimi giorni di Napoleone, l'avanzare della malattia, la consapevolezza di una fine imminente e vengono oltretutto in ogni modo anche sottolineate le angherie subite a Sant'Elena da Napoleone da parte del governatore Hudson Love, e quindi di una fine triste, di una fine forse cercata, di il ritratto finale di un uomo stanco, in qualche modo sconfitto. Il ritratto che quindi Malraux ci dà di Napoleone è un ritratto completo, un ritratto come anche viene citato stesso nella terza di copertina del libro, un ritratto a tutto tondo, no? Un ritratto che mette in rilievo anche la capacità organizzativa, amministrativa, l'enorme macchina imperiale che Napoleone aveva messo su e che egli controllava in ogni suo aspetto, in ogni minimo particolare. André Malraux scrisse questo libro quando divenne direttore editoriale presso l'editore Gallimard e introdusse una nuova collana, le Mémoires Révélateurs, e all'interno di questa collana ritroviamo questo libro. Un libro da me acquistato diversi anni fa e che comunque nell'ambito di quelle che sono i miei molti volumi, i miei molti tomi dedicati a Napoleone, occupa un posto principale. È uno di quei libri che una volta letto si rilegge volentieri, anche se solamente in parte e non per intero. Ogni tanto mi piace aprirlo, ogni tanto mi piace sfogliarlo, ogni tanto mi piace leggere un pezzo, una citazione, una dichiarazione, una lettera, un libro che consiglio a tutti di acquistare per avere veramente un pezzo di Napoleone a casa propria.